ragazzi, vediamo un veloce riassunto sui concetti principali sulla retta nel piano cartesiano. La formula della distanza di due punti, il teorema di Pitagora mi dice che la formula della distanza tra due punti è questa. Nel caso in cui i due punti siano posizionati su una verticale o su una orizzontale, basta fare la differenza delle due ordinate, y2 meno y1 in valore assoluto, oppure x2 meno x1 in valore assoluto. Il punto medio ha come coordinate la media aritmetica. Poi la nozione di coefficiente angolare, che è importante, che dati due punti esiste la retta passante per questi due punti e questa retta è dotata di un coefficiente angolare che è dato dalla differenza y2 meno y1 diviso x2 meno x1. Questo coefficiente angolare è costante qualsiasi coppia di punti prendo sulla retta ed è una conseguenza questo del teorema di Thaler. Triangolo e rettangolo. Vedete che per rispondere a questa domanda io posso usare tante nozioni. Intanto posso dire, proviamo a calcolare la distanza B, la distanza BC, la distanza AC e vediamo se il teorema di Pitagora vale. Guardiamo la distanza B, facciamo 4 meno 1, 3, 3 al quadrato, 9, sto applicando la distanza tra due punti, 2 meno 4 meno 2 al quadrato, 4, abbiamo qui radice di 13. Vediamo BC di 52 e infine radice di 65. Allora, come voi vedete, se io faccio AC al quadrato è uguale ad AB al quadrato più BC al quadrato, cioè come voi vedete vale il teorema di Pitagora, cioè 65 è uguale a 13 più 52, ok, il triangolo è rettangolo. Secondo modo, calcoliamo il coefficiente angolare di AB. Il coefficiente angolare di AB è 4 meno 1, 3, diviso 2 meno 4 meno 2, quindi meno 3 mezzi. Coefficiente angolare negativo perché è inclinato in questo modo. Coefficiente angolare di BC, che è 5 meno 1, 4, 10 meno 1, meno 4, 6, quindi 2 terzi. Come vedete, ricorderete una proprietà, meno 3 mezzi e 2 terzi sono antireciproci e questo vuol dire che le due rette sono perpendicolari. Un terzo modo per vedere se il triangolo è rettangolo, ricordando un po' di geometria, può essere questo. Proviamo ad andare a calcolarci le coordinate del punto medio facendo 2 più 10, 12 diviso 2, 6. 4 più 5, 9, diviso 2, 9 mezzi. E proviamo un po' a vedere se calcolando MB e calcolando MC e MA, questi qui sono i raggi di una semicirconferenza. Se questo succede, se questi tre sono uguali, vuol dire che esiste una semicirconferenza di diametro AC passante per questi punti, quindi il triangolo è rettangolo. Ad esempio il calcolo di AM, 5 quarti diviso 2, quindi AM, prendendo il punto medio, naturalmente è questo, avevamo già calcolato prima che AC era 65. Possiamo calcolare BM, radice di 65 mezzi, la stessa cosa lo facciamo per AM, ma siccome avevamo calcolato prima che AC era radice di 65, viene ancora radice di 65 diviso 2. Bene, abbiamo i tre raggi e quindi abbiamo la circonferenza circoscritta. Le rette quindi hanno questa forma per le rette per l'origine, quest'altra forma dove PM è il coefficiente angolare, P è l'ordinata all'origine. Tenete presente che ogni retta passa dal punto 0P, ok? E che M è il rapporto tra questo delta Y diviso delta X.
M positivo, la retta è crescente, forma un angolo acuto, M negativo è decrescente. Questa retta, come l'ho scritta io, viene chiamata in forma implicita, mentre le altre due sono in forma esplicita, cioè viene esplicitata la Y. Naturalmente, in una forma implicita, se io voglio calcolare il coefficiente angolare, mi devo ricavare la Y. In questa forma, meno A diviso B rappresenterebbe il coefficiente angolare. Come disegnare una retta in generale? Cioè questa, meno 2 terzi X più 1, come voi vi ricordate dall'anno scorso, l'ordinata all'origine è 1, coefficiente angolare meno 2 terzi vuol dire che mi sposto di 3 da questa parte, verso sinistra di 3 quadretti e in alto di 2 quadretti. Abbiamo un'inclinazione del genere. Avrei potuto anche di destra di 3 e in basso di 2 quadretti. Questo è il significato del coefficiente angolare negativo. Scalino destra in alto positivo, destra in basso o sinistra in alto è invece il coefficiente angolare negativo. Esempio col parallelismo e perpendicolarità. Vedete, un esempio può essere: abbiamo questa retta. La retta la possiamo anche scrivere così, 2x meno 1, portando il meno y dall'altra parte, da meno 1, coefficiente 2, quindi vado avanti di 1 e vado in su di 2. La retta è messa così. Se questo punto appartiene, per rispondere a questa domanda, parte dal grafico che si può vedere che non appartiene, il punto A più o meno si trova qui, ma se noi andiamo a sostituire e facciamo 2 moltiplicato 1/2 meno 1, facciamo qui il calcolo, viene 0 e quindi non viene, è diverso da meno 3 e quindi dico che A non appartiene alla retta. Allora, se vogliamo calcolare la retta parallela o la retta perpendicolare, come si fa? Dovete intanto ricordarvi una famosa formula che è la retta per un punto. Adesso quindi io voglio calcolare la retta parallela alla retta R passante per A, dovrò mantenere inalterato il coefficiente angolare M, cioè uguale a 2. Se invece voglio calcolare la retta perpendicolare passante per A, invece il coefficiente angolare sarà l'antireciproco. Possiamo vedere come viene. Y più 3 uguale 2x meno 1/2. Ho usato questa formula qui. Questa qui è l'equazione della retta gialla. La retta perpendicolare avrà come coefficiente angolare l'antireciproco. E l'antireciproco è meno 1/2. Quindi dovrò scrivere, per quanto riguarda la retta perpendicolare, y più 3 uguale meno 1/2 x meno 1/2. Meno 1/2 x meno 11/4. Guardate questo esercizio sull'allineamento. Questi tre punti sono allineati, sì o no? Questo fatelo da soli. Vi calcolate il coefficiente angolare di AB, vi calcolate il coefficiente angolare di BC, se sono uguali vuol dire che sono allineati. No, non sono allineati. A proposito di rette sistemi, avete le varie relazioni in cui rette incidenti, poi avete le rette parallele distinte. Queste rette qui sono parallele distinte, se invece tutti i coefficienti sono proporzionali, avete rette parallele coincidenti. Come si calcola l'asse di un segmento? Allora, qui abbiamo due punti, l'asse di un segmento per il punto medio, M, e perpendicolare al nostro segmento. Quindi prima di tutto dobbiamo trovare il punto medio M, il punto medio M che si trova facendo 2 meno 3 fa meno 1
diviso 2 è un mezzo, quindi meno un mezzo. Una volta trovato che il coefficiente angolare è un quinto, che cosa facciamo? Ci troviamo retta perpendicolare, avrà coefficiente angolare meno 5, perché è l'antireciproco. Ora cosa facciamo? Scriviamo la retta y meno un mezzo, cioè retta per un punto, uguale a meno 5 per x più un mezzo. Se io ho due punti, come faccio a trovare la retta che passa per quei due punti? Molto semplice, non c'è nessuna formula, ci sono le formule precedenti. Si calcola il coefficiente angolare, 1 meno 0, 1 fratto 2 meno meno 3, 5, un quinto, e si fa passare la retta o per questo punto o per questo punto. Quindi il problema si sposta, retta passante per il punto B con questo coefficiente angolare. Quindi y meno 0 uguale un quinto x più 3. Abbiamo trovato la retta che ci interessa. Due parole sui parametri. Ad esempio, per quale valore di A la retta è parallela all'asse X? Per quale valore di A la retta è parallela all'asse Y? Per quale valore di A il coefficiente angolare di questa retta è uguale a 2? Possiamo farci queste domande. Allora, prima domanda, quando è che una retta è parallela all'asse delle X? Quando ha come equazione y uguale a costante. Per avere equazione y uguale a costante, guardate un po' qua, l'importante è che sia a uguale a 0. Per quale valore di A invece la retta è parallela all'asse y? Anche qui guardiamo il disegno, dovrebbe essere x uguale a costante, ma se x è uguale a costante manca la parte con la y e quindi avremo che A è uguale a 2. Quando è che questa retta ha il coefficiente angolare 2? Ma scrivendola, se ve la scrivete bene in forma normale, troverete che il coefficiente angolare è meno a diviso a meno 2. Questo è il coefficiente angolare. Se questo coefficiente angolare deve essere uguale a 2, basta risolvere questa semplice equazione, a uguale 4 terzi, cioè mettendo al posto di a 4 terzi avremo una retta di coefficiente angolare 2. Come si fa a calcolare la distanza di un punto da una retta? Se noi prendiamo una retta qualsiasi, prendiamo pure questa retta qua, y uguale, prendiamo ad esempio questo punto, il punto 0, 3. Come si fa a calcolare la distanza PH? Cioè la distanza, quando parlo di distanza non vuol dire la perpendicolare passante per, ma proprio la misura, quanto misura il segmento PH. Allora, voi sapete che la formula è questa, AX con 0 più BY0 più C fratto la radice di A2 più B2. È ovvio che questa retta la devo scrivere in forma implicita. Allora, cosa vuol dire AX con 0? Vuol dire che al posto di questa X ci metto lo 0, più B, B qui è meno 1, quindi meno 3, giusto? Messo al posto di Y0, 3, e poi più C, cioè meno 1, fratto la radice, qui ci sono i coefficienti A e B, 1 al quadrato che fa 1 più meno 1 al quadrato che fa 1. Bene, la distanza è 4 diviso radice di 2. Abbiamo visto anche qualcosa sulle parti di piano. Questo lo vediamo bene con Desmo. X maggiore o uguale a 2, y maggiore o uguale a 3 invece vuol dire colorare questa zona blu soprastante, y maggiore o uguale di 2x vuol dire invece colorare questa zona in verde. Vedete che la zona che è stata colorata tre volte, questo angolo. Bene ragazzi, vi saluto, arrivederci a tutti.